Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Grazie a tutti per essere qui questa sera numerosi in questo saluto che insieme vogliamo darci, in questo arrivederci. Dobbiamo essere protesi verso il futuro, proprio come Giovanni, che ci indica la strada, che è Cristo Signore. E allora vogliamo unire tutti i sentimenti in questo giorno per dire grazie al Signore per questi meravigliosi, stupendi anni che ci ha fatto vivere insieme, almeno da parte mia. E chiedere perdono, io per primo, per quelle che possono essere state le colpe, le mancanze, che inevitabilmente ci sono state, con Giovanni che ci insegna nella via dell'austerità, la ricerca della verità, ecco, mettiamoci con il cuore in mano davanti a Dio, mostrando le nostre debolezze, ma soprattutto chiedendo misericordia e grazia.
Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio che a Cristo tuo figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di impegnarci generosamente nella testimonianza del tuo Vangelo, come egli immolò la sua vita per la verità e la giustizia. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati, di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sì, tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile, hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. La mia bocca, Signore, la mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. I perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva ad Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque ad Erode e ai commensali. Allora il re Erode disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò, e le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Lo so che il momento, questa ultima messa, richiederebbe parole di commiato, di saluto, però adesso è il momento di
riflettere sulla parola di Dio che non possiamo mai tralasciare. Magari ecco, facciamo una cosa più ristretta, visto che dopo dobbiamo comunque parlare ancora, ma è importante sempre considerare ogni giorno quello che la parola ci vuole dire. E voglio riprendere qualcosa dalla prima messa che celebrai qui 7 anni fa. Sicuramente vi ricorderete tutta l'omelia, che forse non l'ho fatta manco io, l'ha fatto il vescovo. Però alla fine, quando vi salutai, vi feci un gesto, non così ovviamente, ma alzai il libro della parola e vi dissi questo: se vogliamo camminare insieme, questa è la strada, questa è la via. Io non ne conosco altre, non ne voglio conoscere altre, non ne voglio frequentare altre. Ed è quello che dico ancora questa sera, dicendo grazie al Signore per tutto quello che ci ha concesso, come già dicevamo. E soprattutto se ci ha concesso di seguire questa parola, che a volte è stata difficile, altre volte è stato un balsamo, altre volte purtroppo l'abbiamo strumentalizzata, facendola ecco nostra per andare contro i fratelli. Però questa sera ci sta dicendo una cosa importantissima, che già abbiamo richiamato all'inizio e anche nella colletta. Ci ha chiesto di camminare nella verità e nella giustizia. Due realtà che per l'uomo devono essere fondamentali, eppure sono quelle che meno tra tutte le altre virtù, diciamo, riusciamo a mettere in pratica. La vogliamo per noi la verità, la vogliamo per noi la giustizia, ma poi non sempre siamo pronti a darla agli altri, a fare giustizia per gli altri, a dare verità agli altri. E allora oggi Giovanni ci sta scuotendo, ci dice che dobbiamo osservare la parola di Dio, metterci in cammino su questa rotta, seguendo ecco questa rotta, se vogliamo arrivare a Cristo, perché Lui è la verità, Lui è il solo giusto, non ci sono altri, non ci sono altre strade. Ecco perché allora Giovanni il Battista, il cui nome significa grazia, ecco, come Maria, anche lui è ricolmo di grazia perché sceglie una vita autentica. È quello che noi dobbiamo fare sempre quando ci mettiamo davanti alla parola di Dio, è quello che noi siamo chiamati a fare anche questa sera. Dicevamo all'inizio, chiedendo perdono delle nostre colpe e ringraziando Dio per tutte le cose belle che insieme abbiamo potuto realizzare in questi anni, ecco, la parola ci sospinge, la parola ci guida, anche quando qualche volta non la comprendiamo, è sempre lei che guida i nostri passi, perché è lei la lampada, come dice il Salmo, che deve alimentare il nostro cammino. Se noi facciamo le cose secondo la parola di Dio, anche se forse siamo i primi ignoranti, io per primo, a non conoscerla fino in fondo, però sappiamo che se camminiamo secondo questa parola, anche quando non la conosciamo, ripeto, e quindi non la comprendiamo fino in fondo, sappiamo di non sbagliare mai. E possiamo dare anche la vita, come Giovanni Battista ci sta insegnando, contro tutti, contro ogni cosa, contro chi ci dice che sono più le ingiustizie che contano, sono più le falsità che vanno avanti. Devi essere falso se vuoi contare nella società, devi sempre ingannare, devi trovare le vie brevi, le vie più facili, e se incominci a seguire la giustizia non avrai mai giustizia, te la devi fare da solo, te la devi cercare da solo la giustizia. Invece no, dobbiamo davvero avere il coraggio di camminare secondo questa parola. È più difficile, certamente, però cosa vogliamo mettere davanti? La nostra salvezza o la nostra perdizione? La vita eterna o una dannazione? Il bene o il male? Quante volte diciamo di volere una società migliore, un mondo più bello, più sano, no? Ci nascondiamo dietro queste frasi retoriche, ma noi cosa facciamo di sano, di bello, di buono? Ecco, prendiamo spunto attraverso la parola, come ha fatto Giovanni, a saper dare la vita per Cristo e per i fratelli. Sia lodato Gesù Cristo, e San Giovanni vegli sempre su di noi, su tutto quanto il nostro popolo.
ci mettiamo in piedi e rinnoviamo la nostra fede attraverso le promesse del battesimo. Vi chiedo, credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Diciamo insieme con fede. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, nel glorioso ricordo di San Giovanni Battista, ultimo fra i profeti e primo fra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore. Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore. Per la Santa Chiesa, perché Dio Padre susciti uomini pieni di Spirito Santo, per disporre gli animi ad accogliere il Signore Gesù Cristo, unico Redentore del mondo, preghiamo. Per tutti i popoli della terra, perché rifiutando la violenza e la menzogna, si aprano al Cristo portatore di salvezza e di pace, preghiamo. Per tutti i consacrati a Dio nella vita ascetica, monastica e apostolica, perché sappiano abbracciare generosamente le rinunzie e i sacrifici che la loro vocazione comporta, preghiamo. I prodigi del tuo Spirito. Per tutti noi battezzati, perché riscoprendo il sacramento che ci unisce alla morte e risurrezione di Cristo, diventiamo realmente sacerdoti, re e profeti nel popolo di Dio, preghiamo. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, che riconobbe fin dal grembo materno la presenza del tuo Figlio, concedi anche a noi di essere santificati dall'agnello senza macchia, Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sediamo. Il segno della tua immensità.
verità, il segno che ci lancia ad amarci tra noi nella tua vita. Preghiamo fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allode e gloria del suo nome. Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via della santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore, fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Diciamo insieme: mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vito e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, San Giovanni e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, che è segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, insieme, con le braccia alzate verso il cielo, preghiamo con la preghiera dei figli e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo Gesù scambiamoci un segno di pace.
Beati noi, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Il Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione Don Beniamino si metterà qui davanti, verremo su una fila, prima da questa parte e poi da quest'altra parte. Don Andrea si mette in fondo, invece Fra Arcangelo si metterà qui sul piazzale dietro la chiesa. Raggiungiamo quindi il punto più vicino. Riceviamo tutti sulle mani, nel caso non dovessero bastare. Non aspettavamo tutta la gente, noi ancora non facciamo moltiplicazione. Thank you.
compia in me la tua volontà. Eccomi, Signore, vengo a te, mio Dio, plasma il cuore mio. Dio che ci hai riuniti alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccogliere con gioia il frutto di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sediamo.